Ed ora nel prossimo servizio andiamo a Pescara, dove questa mattina c'è stato un vertice in comune per tentare di correggere il tiro dopo i disagi che si sono registrati nei giorni scorsi con lunghe attese e file tra gli ultraottantenni recatisi al Palabeci del porto turistico Marina di Pescara per la vaccinazione anti-Covid. Nell'ambito di questo vertice in comune, il sindaco Masci ha chiesto innanzitutto il coinvolgimento dei medici di base per velocizzare l'iter. E soprattutto rivolgendosi agli ultraottantenni da vaccinare, ha chiesto di presentarsi con i moduli già compilati che sono quelli da scaricare sul sito del comune. Ma per tutti i particolari ci colleghiamo con Antonella Micolitti in diretta da Pescara. Antonella, buongiorno a te. Buongiorno a te Anna, buongiorno ai telespettatori della TG8. Siamo in compagnia del sindaco di Pescara, Carlo Masci, proprio nella sede del comune per parlare della situazione vaccini, soprattutto nel capoluogo adriatico, anche alla luce delle lamentele di qualche giorno fa di cittadini che si sono trovati in fila al Palabeci per i vaccini. Il sindaco ieri ha avuto un incontro e un confronto tra l'altro molto duro poi ce ne parlerà, con l'ASL di Pescara. Questa mattina nuovo tavolo tecnico. Il sindaco Masci ha fatto delle proposte anche al presidente Marsiglio di accelerare le vaccinazioni e si dice pronto, assieme al suo staff, assieme alla giunta comunale, a scendere in campo come sindaco. Buongiorno ai telespettatori. Ho fatto richieste precise al presidente della regione relativamente alle vaccinazioni in zona rossa. Ho detto che se nelle zone rosse ci sono più contagiati, è necessario fare più vaccini nelle zone rosse. Il presidente Marsilio mi ha detto che riporterà questa istanza al governo perché il governo deve fornire più vaccini nelle zone rosse. E comunque ho trovato anche la solidarietà dei sindaci delle altre città capoluogo e dei presidenti delle province rispetto alla necessità di dare più vaccini e quindi più vaccinazioni nelle zone rosse. E questo è un punto fondamentale. Poi ho parlato con il direttore generale della ASL e con il dottor Di Lusio, che è colui che organizza il sistema vaccinazione a Pescara, e ho raccolto le istanze dei cittadini che hanno sollevato alcune problematiche, riportandole direttamente a chi sta gestendo l'organizzazione, in questo caso al Palabeci. La prima cosa che è necessario fare è coinvolgere i medici di base, perché se noi dobbiamo fare, come dobbiamo fare, una vaccinazione di massa, quindi diffusa sul territorio, e parliamo di centinaia di migliaia di persone, non si può pensare di fare questa operazione senza coinvolgere i medici di base, che devono scendere in campo necessariamente. Io faccio un appello ai medici di base. Questa operazione vaccinazione si sbloccherà in maniera forte quando arriveranno i vaccini, e speriamo che arrivino presto in numero notevole e adeguato alle necessità, ma si sbloccherà anche quando ci saranno più medici che faranno le vaccinazioni. E chi più del medico di base può fare le vaccinazioni al suo paziente? Quindi questa è la prima operazione da fare, e anche su questo ovviamente c'è la massima condivisione dell'obiettivo da raggiungere. Poi c'è il problema dei fragili, cioè le categorie fragili. Ho sollevato questa tematica. Mi ha detto il dottor Di Luzio che alla piattaforma delle categorie fragili si sono iscritti in provincia di Pescara 20.000 soggetti. Quindi come pensiamo di intervenire su 20.000 persone senza ampliare il panorama di coloro che fanno le vaccinazioni, nel senso dei medici? Sarebbe impossibile senza un numero di medici importante e necessario per fare questa operazione. Poi ci sono le persone anziane che si stanno vaccinando in questo periodo. Non è possibile che facciano la vaccinazione insieme ad altre categorie, perché se l'altro ieri c'è stata quella fila che ha creato qualche problema, c'è stata perché insieme alle persone anziane si sono vaccinati anche operatori sanitari che sono stati messi in quella giornata, in quell'occasione, insieme agli anziani. Non è possibile fare questo. Gli anziani devono essere vaccinati da soli in tranquillità. Se
Poi l'altro elemento è il modulo da riempire. Il modulo da riempire deve essere inviato a casa della persona che deve vaccinarsi e deve essere già riempito a casa, in modo che chi viene, viene con il modulo senza perdere tempo e guadagna così il tempo necessario per fare la vaccinazione. Sindaco, per concludere, vaccini e anche tamponi rapidi, riprenderà lo screening? Sì, sabato e domenica di nuovo tamponi a Pescara, ne abbiamo già fatti 45.000, continueremo perché noi vogliamo fare in modo che i cittadini possano essere tamponati e vaccinati, perché i tamponi servono per avere un quadro chiaro della situazione e dobbiamo averlo assolutamente. Ringraziamo allora il sindaco di Pescara, Carlo Masci. Anna, se non hai domande da studio, io ti restituisco la linea ringraziando l'operatore Andrea Berardinelli. A te.